Il dittatore ordina la statalizzazione dell'agricoltura. Un atto di violenza, il primo dei tanti che Stalin commetterà contro il suo stesso popolo. Un solo tratto di penna sconvolge l'esistenza di 4/5 della popolazione. Dovemmo consegnare tutto quello che apparteneva alla nostra fattoria. Non ci lasciarono niente. L'ordine era tassativo. Tutto ai kolkhoz. Non so perché Stalin avesse dato un ordine del genere. Significava annientare milioni di persone. Il processo di collettivizzazione stalinista segue una logica cinica ed inesorabile. L'industrializzazione del paese assorbe enormi risorse economiche che devono essere prodotte da cooperative di dimensioni mai viste. Sostiene Stalin. Le fattorie sono talmente microscopiche che non riescono a produrre nemmeno una gallina. I contadini si oppongono. I raccolti non vengono più consegnati. E il tiranno non esita ad intervenire. Dal Cremlino ordina un attacco frontale contro la popolazione rurale. Le campagne sono teatro di un'ondata di brutali requisizioni. La polizia segreta deve scovare e confiscare tutte le scorte alimentari. A questo scopo Stalin ha bisogno di funzionari specializzati. Uomini come Kuzma Petrenko. Mandarono noi. Ci dettero un paio di cavalli, un carretto, o se era inverno una slitta. E cominciavamo a battere le campagne. Iniziamo a perquisire con grande determinazione tutte le fattorie e le cascine, una dopo l'altra. I funzionari della commissione confische arrivarono e si portarono via tutto. Non c'era nemmeno da provare a nascondere qualcosa. Rovesciavano tutto, setacciavano ogni angolo. Facemmo vedere il documento che ci aveva dato il consiglio del villaggio. C'era scritto quanto frumento doveva consegnare ogni fattoria. La mamma si era tenuta un sacchetto di farina. Le portarono via anche quello. Ci derubarono di tutto. La mamma l'implorava in ginocchio, piangeva, diceva che i bambini dovevano pur mangiare qualcosa, ma a loro non importava. Non avevano un briciolo di umanità. Noi bambini cominciammo a conoscere la morte strisciante. I volenterosi carnefici di Stalin, senza pietà, senza scrupoli. Gli ordini di Stalin erano legge. Erano Vangelo. Noi credevamo in lui e quindi eseguivamo i suoi ordini alla lettera. I contadini vengono privati di tutti i loro diritti, ma Stalin non è ancora soddisfatto. Fu diramato un nuovo editto. Il progetto di collettivizzazione richiede l'annientamento della classe sociale dei culaci. La propaganda definisce i contadini più agiati nemici del popolo. In realtà è il dittatore a considerarli suoi nemici. È così, del resto, che governa un tiranno. Stalin fa deportare centinaia di migliaia di kulaki in Siberia. Mio padre tornava sempre tardi dal lavoro, ma io restavo in piedi ad aspettarlo perché così mi raccontava una favola. Una sera bussarono alla porta. Erano agenti segreti dell'NKVD. Mentre mio padre mi raccontava la favola della buonanotte, quelli misero la casa sotto sopra. E poi arrestarono mio padre. Prima che lo portassero via, feci in tempo a dirmi: tornerò, non ho fatto niente, te la finisco dopo la favola. Mm.
Ma la fine di quella storia non me l'ha più raccontata. Con la collettivizzazione forzata si apre anche la grande stagione dei gulag. Solovki, un'isola nel Mar Bianco. La madre di tutti i lager, cellula germinale dello sterminato arcipelago Gulag. A partire dal 1922 è qui che vengono spediti gli avversari del potere dei soviet. Il campo di concentramento sovietico, il Cremlino lo definisce un istituto di rieducazione. All'epoca l'obiettivo era la correzione e la rieducazione del detenuto, il quale dopo poteva anche tornare dal lager e diventare un cittadino sovietico come gli altri, che lavorava, che gridava «Viva Stalin!» e così via. Poi però, negli anni 30, subentrò un'altra filosofia, una sorta di vendetta della società sovietica contro quelli che erano considerati dei delinquenti. È la vendetta del tiranno. Lavoro coatto, clima inclemente e razioni da fame. I servi della gleba sono solo uno strumento per lo sviluppo industriale del paese. L'errore di fondo è stato credere che un obiettivo tanto ambizioso giustificasse qualsiasi mezzo. Che la costruzione del socialismo valesse qualunque sacrificio in termini di vite umane. Uno dopo l'altro sorgono nuovi lager. Vengono costruiti ovunque sia necessario l'impiego di massa di detenuti. L'enorme materiale umano disponibile spinge Stalin a concepire progetti sempre più arditi ed ambiziosi. Lavoro forzato, ma pur sempre lavoro a cottimo. Il ritmo lavorativo è scandito a suon di tamburo e tromba dall'orchestrina del lager. Lo devono seguire tutti, chi lavora con la pala, chi con il martello o con la carriola. L'uomo si abitua a tutto, è così. E l'abitudine faceva parte del sistema. Anche se non avevi mai tenuto in mano una pala, la prendevi e ti abituavi subito a fare quello che ti costringevano a fare. Certo, capitava anche che qualcuno ci lasciasse la pelle, questo sicuramente. Ma è così che va la vita. Il canale che unisce il Baltico al Mar Bianco, realizzato al tempo record di 19 mesi. Ma c'è un errore di costruzione. Il canale è troppo poco profondo e per 6 mesi l'anno è inutilizzabile a causa del ghiaccio. Commenta Alexander Solzhenitsyn. La gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Un capriccio del tiranno che costa la vita a 150.000 persone. Quel canale l'aveva pensato proprio Stalin, il nostro condottiero. Un'idea magnifica, grandiosa. Forse però per alcuni quel lavoro fu troppo pesante. A consegnare la grande opera al popolo sovietico, Stalin in persona. Ma queste riprese sono una rarità. Stalin odia questo genere di uscite pubbliche. Le accetta solo perché rafforzano il mito del miracolo staliniano. Il dittatore lascia ad altri il lavoro sporco. Ad esempio all'uomo che è al suo fianco, Genrich Yagoda, il famigerato capo del commissariato del popolo per gli affari interni, l'NKVD. È lui che deve procurare gli schiavi. Il loro numero dipende dai piani dello Stato e questi li decide Stalin. Fino alla metà degli anni 30 i forzati che lavorano per Stalin sono 10 milioni. ...1932... lontano dai grandi cantieri, nelle campagne regna il silenzio. Un silenzio di morte. Le campagne hanno perso la battaglia per la sopravvivenza. Per chi non viene spedito nei gulag c'è l'incubo della morte per fame. La vendetta di Stalin è metodica. Le poche derrate alimentari che rimangono vengono assegnate agli operai dell'industria. La popolazione rurale è ridotta alla fame.
Ricordo ancora la nostra vicina. Era una donna anziana. Veniva da mia madre e si lamentava. Niente pane sul tavolo. E guarda lì, Stalin sulla parete. Per gli ucraini è ancora peggio. Anche perché sono quelli che hanno avversato più di tutti le collettivizzazioni. La morte di milioni di detenuti della Kalina. Vengono seppelliti in questi cimiteri, nelle immediate vicinanze della miniera. Nell'universo dei lager sono in pochi a mantenere la lucidità. Scrive il poeta Varlam Shalamov: non avevamo né orgoglio né rispetto di noi stessi, nessun sentimento umano come amore, amicizia e misericordia. Pensavamo che la morte non fosse peggio della vita. Nel lager vigeva solo un comandamento. Tu crepa pure oggi. Io cerco di vivere, anzi, di sopravvivere fino a domani. Vittima contro vittima. La durezza nei confronti dei compagni di prigionia è indotta dal sistema. Nei gulag, l'NKVD perseguiva con metodo la disumanizzazione dell'individuo. Trasformavamo le persone in bestie da lavoro, in animali, secondo un piano ben preciso, con la fatica, con la fame, con la tortura. Lo Stato di allora funzionava in base al seguente principio. Un cittadino su cinque è rinchiuso nei lager e uno su due gli fa la guardia. Capisce? L'intera Unione Sovietica era un unico enorme lager. Fino al 1953, sotto Stalin, passano nei gulag oltre 40 milioni di schiavi. Più di 20 milioni sono morti. Ma neppure questo intacca il prestigio di Stalin. È il trionfo del culto della personalità, una strategia costruita sull'apparenza, curata nei minimi dettagli. Una messa in scena per far credere alle masse che Stalin non ha niente a che vedere con il terrore. Il grande terrore ha fine nel 1939. Ma le purghe continuano. Giorno dopo giorno vengono uccisi migliaia di presunti avversari del regime. Tra loro, 30.000 ufficiali.